Complimenti. Complimenti chiaramente non a Conte e chiaramente non al Napoli. Complimentoni ad Aurelio De Laurentiis, che questa partita ha deciso di vincerla sabato. Perché oggi l'evidenza è una, per chi ha guardato la partita, per chi capisce il calcio. Al di là del fatto che io sono contento e ringrazio ogni giorno Furlani, Ibrahimovic, Cardinale, Moncada per non averci portato Conte al Milan, perché io preferisco arrivare sesto tutti gli anni piuttosto che vedere la mia squadra giocare con Politano terzino destro. Ma al di là di questa partita Aurelio De Laurentiis ha deciso di vincerla sabato. E ha deciso di vincerla per un motivo. Perché non vi dovete lasciare ingannare da chi vi dirà: il Napoli ha fatto la sua partita. Napoli difensivamente perfetto. Napoli ha gestito. No, perché il Napoli di spazi ne ha lasciati anche tanti. L'evidenza però era una: che il Milan gli spazi lasciati dal Napoli non riusciva a sfruttarli a causa di assenza totale di rifinitori. Rifinitori che non ci sono stati tolti però per motivi calcistici o sportivi. Rifinitori che ci sono stati tolti in un salottino di potere cercando di indirizzare una partita. Pulisic ha avuto la gastroenterite. Pulisic ha avuto la gastroenterite perché non bastavano Theo Hernandez e Reinders. E oggi si è visto. Oggi si è vista la netta differenza tra una squadra che aveva i suoi 11 titolari, al di là di Lobotka, ma Gilmour ha fatto una signora partita, è una squadra che invece aveva mezza squadra fuori. E si è vista, ma nonostante ciò, il Napoli si è fatto palleggiare in faccia da Musa, da Terracciano, da Okafor, da Chukwueze, da Emerson Royal. Il Napoli si è fatto palleggiare in faccia per 90 minuti, vincendo la partita su due episodi. Un orrore di un singolo, perché Pavlovic fa un orrore, perdendosi l'uomo, nonostante poi abbia giocato una partita eccelsa. E soprattutto una grande giocata di Kvaratskhelia. Cose che fanno bene al calcio, sì, ma che fanno male a questo sport. Perché sebbene negli ultimi anni abbiamo visto il calcio andare in una direzione antispeculativa e ne ha guadagnato lo sport, ne ha guadagnato lo spettacolo, ne ha guadagnato il calcio, purtroppo esistono ancora allenatori come Antonio Conte, che fanno della bruttezza del loro calcio una virtù. Ma nonostante ciò non vi preoccupate, perché se il Napoli è quello di oggi, perde con qualsiasi delle big a titolo pieno. Perde con qualsiasi delle big con 11 giocatori titolari, perché il Napoli oggi ha fatto letteralmente vomitare. Il Napoli oggi ha fatto cacare. Purtroppo il gol annullato ha ucciso la partita e il Milan da lì è praticamente morto. Ma non credete a chi vi racconterà di un Napoli che ha strameritato la vittoria, di un Napoli che ha giocato il suo calcio, perché del calcio di Conte oggi si è visto zero. Si è visto una squadra che ha provato a ripartire, ma non è mai ripartita. Si è visto una squadra che ha provato a difendere, ma è riuscita a difendere soltanto piazzando 11 uomini nell'area di rigore, perché gli spazi concessi erano enormi. Purtroppo però la partita è stata decisa con un rinvio. E quindi oggi non ho intenzione di parlare di calcio, perché di calcio in questa partita c'è letteralmente zero. Scusate, c'ho un audio esclusivo durante la partita Atene. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Buonasera, Controcalcio! Buonasera chat, buonasera. Sai cosa mi fa molto? Tu veramente sei un personaggio che se non ci fosse bisognerebbe inventare. E dai la mia stima per questo, perché sei ben altrista, perché ti nascondi dietro il filo dell'ipocrisia che ti ha portato stasera a fare questo discorso da piangina,
Quando oggi pomeriggio eri qui in live a parlare di calcio, pronosticando un 3-1 suonante, avendolo pronosticato anche oggi all'ora di pranzo su BetBar. Quindi mi domando e mi chiedo, ma se la partita era già stata decisa sabato o venerdì con il rinvio, tu dici, di De Laurentiis, perché mai oggi all'ora di pranzo e perché mai oggi pomeriggio tu, Andrea Pirrera, detto Enerix, hai pronosticato il 3-1 suonante? Perché speravo nel suonando la carica, dicendo che il Milan è più forte, dicendo calcio, che Conte è uno scemo. Speravo nel calcio. Per quale motivo l'hai fatto? Oggi senza due se episodi, pensavi che la partita mai fosse sta già decisa venerdì. Oggi senza due episodi il Napoli non vince mai. Non oggi. Oggi non senza oggi due episodi il Napoli non vince mai. Non oggi. E io ti dico una cosa, amico mio. Ad allenatori invertiti, questa partita finisce 2-0 ma per, guarda, il Milan. Ma spero di non averlo mai. Finisce 2-0 per il Milan. Io mi auguro di non aver mai. Grazie Enerix, doppia data. Mi auguro di non vedere mai Antonio Conte sulla panchina del Milan. Mai. Beh, questo perché tu non ti auguri i successi, no, della tua squadra del cuore. Perché mi vergognerei di avere una squadra che gioca questo calcio. Tu sei incoerente. Io mi vergognerei di vedere Chukwueze terzino destro. O sei pazzo. Mi vergognerei. Mi vergognerei. O sei pazzo. Per me sei più pazzo che incoerente. Preferisco perdere tutte questo le partite, è. Preferisco arrivare sesto rispetto ad avere Chukwueze terzino destro, punto. Amico mio, c'è una cosa che tu sottovaluti. È che tu non sai perdere. No. Oggi non ha perso il Milan. Tu non sai perdere. Oggi non ha perso il Milan. Tu non sai perdere. Perché oggi il Milan non era in campo. Tu non sai perdere. Oggi metà Milan non era in campo, quindi oggi non ha perso il Milan. Tu non sai perdere. E allora perché pronostichi il 3-1? Perché, ripeto, senza due episodi il Napoli non vince mai. Ma gli episodi fanno parte del calcio. Infatti, ma quando giochi contro Antonio Conte gli episodi sono tutto. Se gli episodi sono oggi a tuo non favore, è successo. Oggi l'arbitro ha fatto una bella partita. Sì, infatti. Oggi non ci sono episodi arbitrali. La bella partita dell'arbitro. Tu la quando bella il tuo Milan perde non sei lucido. La bella partita dell'arbitro, punizione dal limite a favore del Milan, non sei fallo lucido fischiato contro. La bella partita dell'arbitro non sei lucido. Ma al di là di questo, ripeto, oggi il Napoli vince grazie a due episodi, punto, basta. Vince grazie a due episodi e va bene. Stai spiegando. Quando fai calcio speculativo gli episodi devono essere a tuo favore, ma non dureranno per sempre. Viva il calcio speculativo. Gli episodi non dureranno per sempre. Il Napoli non avrà sempre gli episodi a suo favore. Dicevi questo anche due settimane fa. Non potrà durare sempre così. Ma lo dicevi, ripeto, questo anche due, ripeto, settimane fa. Il Napoli non merita 22 punti in questo 25, quanti cazzo c'hanno, mi ma non mi frega un cazzo il di Napoli quelli che non merita, merita sono 25 quelli punti che dimostra. Punto. Sono quelli il che Napoli dimostra. Il Napoli non dimostra di avere 25 punti. E tu dimostri 14 punti. Il Milan non dimostra 14 punti perché il Milan oggi senza metà squadra ha giocato un'ottima partita. Ma quale metà squadra? Mancano due giocatori. Due giocatori. Ah, Gabbia è titolare. In questo momento Gabbia è titolare. Sì, come Gabbia il grande Pavlovic. Gabbia in questo momento è titolare del Milan. C'hai il grande Pavlovic. Gabbia in questo momento è titolare del definito Milan. Definito da te Jupp Stam. Gabbia, Theo Hernandez, Pulisic e Leao. Theo Hernandez purtroppo è la fotocopia dell'altro anno. Ah, ok, perché secondo te Hernandez oggi non giocava meglio di Terracciano. Ma certo che gioca. Ah, okay. Ma è la fotocopia perché secondo te dell'anno Pulisic scorso oggi non giocava meglio dell'Oftus-Cheek. L'unico che ti manca veramente secondo Reinders, te Pulisic oggi non giocava meglio dell'Oftus-Cheek. Secondo tu te Reinders oggi non giocava grande meglio squadra. No, ma non hai capito. Tu ci hai detto che il Milan era una infatti, grande squadra. Il grande errore del Milan è non tu avere un sostituto detto di Reinders. È quello il grande errore del Milan. Tu non ci hai detto che era una grande squadra il Milan. Il sostituto di Reinders era Adli, perché Adli secondo me è un giocatore che grazie può fare Luigi la differenza ed è un giocatore che ce l'hai raccontato può fare tu il palleggiatore. Il Milan negli 11 è una grandissima squadra. Ce certo l'hai raccontato tu. Il Milan negli 11 Pulisic è una grandissima entrata, squadra. Fatto ma l'altro giorno mi hai raccontato che non si può non parlare dell'Inter senza Calhanoglu. Oggi mi dici che si può parlare del no, Milan parla senza del Reinders. Milan, non fare ben altri tu non l'altro andare giorno non mi hai detto che non si può parlare del Milan. Rimani sul Milan. Tu l'anno scorso mi hai detto che non si può parlare dell'Inter senza Calhanoglu. Oggi si può parlare del Milan senza Reinders. Me l'hai detto tu, non l'ho detto io. Tu me davi addosso. No, io non ti davo addosso. Io ho detto che effettivamente no, io ho detto che l'Inter senza Calhanoglu è un'altra squadra. E vatta riprende il pot. Io ti ho detto che l'Inter senza Calhanoglu è un'altra squadra. L'ho detto io. Sei tu che me l'ho davi addosso. L'ho detto io.
che il Napoli... Quindi rimani sulla coerenza delle tue parole. L'ho detto io, che l'Inter senza Çalhanoğlu non un'altra squadra. Non sai perdere, impara a perdere. No, oggi ha perso il calcio. Oggi non ha perso oggi il Milan. Oggi hai perso tu, oggi non il calcio. Ha perso il Milan, oggi hai perso il calcio. Ha perché sei una squadra come il Napoli. Ha perso la sei tua una squadra come il Napoli, fa tre punti. Perché sei un pazzo. Sei una squadra e come il Napoli, perdere. Fa tre punti, difendendo con sette uomini dietro la linea della porta, ok? Vive se il risultato. Napoli fa tre punti, difendendo con sette uomini dietro la linea della porta, ok? Con due episodi. Ha perso il calcio, non ha perso il oggi Milan. Oggi hai perso tu e ha basta. Ha perso il calcio, non ha perso il oggi Milan. Oggi hanno punto. Perso le tue nefandezze, una squadra, i tuoi discorsi se una squadra deve giocare calcio. Senza due titolari perché un presidente di una squadra di calcio, che sarà la prossima avversaria, decide di togliere due giocatori alla squadra avversaria, perde il calcio, non perde il Milan. Hai perso perde tu. Il calcio, non hai perde perso il Milan. Solamente tu. Sbagliato. Perde il calcio, non perde il Milan. Punto. Ma rimetti la sirena. Oggi ha perso il calcio, non il Milan. Scusa, perdonami. Perdonami, ma l'assenza di Lobotka non vale l'assenza dei Reinders? No, assolutamente no, perché ah, Gilmour, no, non vale. Gilmour è un sostituto. Il ma vaffanculo del Gilmour, dai. Gilmour Lobotka ha fatto una 10 volte Gilmour. E ha fatto una Lobotka è 10 volte Gilmour. Ma perché tu non guardi le partite? Gilmour è ma un che non guardo le partite? Sei te che non le guardi Gilmour le partite? Gilmour è un sostituto. Tu non guardi Gilmour le partite. È un sostituto, tu non tu guardi vivi... le partite. Ascolta, tu c'hai un problema secondo me. Tu vivi basta. Le tue partite pensando a quello che potrebbe essere e quello che potrebbe essere stato. No, non è quello che potrebbe sai... è quello che doveva sì, essere, non quello che sei. Potrebbe essere, quello che doveva essere, perché Theo Hernandez e Reinders non hanno preso l'espulsione, non hanno preso la squalifica per Milan-Napoli, l'hanno presa per Bologna-Milan, quindi non è quello che dovrebbe essere, quello che doveva essere, che è diverso. A me la che cosa che dispiace perché Reinders e Theo Hernandez avevano una squalifica per Bologna-Milan, non per Milan-Napoli. Purtroppo non punto. Sei lucido. No, no, non no, sei è un lucido. Dato, non è un'opinione sì, o sì, ma tutto quello che vuoi, altro. Tutto è un quello dato. Che vuoi. Punto. Te l'ho detto io in dato, primis punto. Che il regolamento fa schifo fatto è così, dato, ma non ci punto. Puoi fare nulla. Perfetto. Il punto è un altro. Il punto è che tu vai a giocare con uno scontro diretto in casa. In casa. In casa e l'hai giocato così. L'hai giocato facendo una signora l'hai partita. L'hai giocato così, grazie Sierra. Il Milan ha fatto l'hai una signora partita, così. Perde su due episodi, punto. Ed è il calcio, è amico il calcio. Mio. E punto. Gli episodi fanno parte del calcio. Perché se a fine primo tempo li il Napoli è 2-0, il calcio è una accetta merda. Gli perché episodi. Il Napoli al 45esimo non merita il 2-0. Impara a perdere. Punto. Il Napoli al 45esimo non merita il 2-0. Non trovare giustificazioni il Napoli al 45esimo non merita il 2-0. Perché su Musa, se Musa invece di darla addosso a Meret, ok, la dà a Morata, il primo tempo finisce 1-1. Dal momento stai in cui spiegando. Gli episodi girano a tuo favore, va bene, il Napoli fa stai punti, spiegando. Ma non mi interessa perché il calcio è uno sport di merda, ma uno sport onesto, perché gli episodi da una parte girano a tuo favore, dall'altra girano a tuo sfavore. Bravo, tipo oggi, il fuorigioco che non ti hanno dato contro l'Udinese. Oggi il Napoli ha tutti gli episodi a favore, prima o poi gli episodi smetteranno di essere a favore, tutto qui, basta. Un attimo. Amore, scusami, ma la bandiera dove sta? Nel ripostiglio o la bandiera quella là grande, quella là 3 metri per 4 che abbiamo conservato, dov'è? Ah, ok, grazie. La bandiera! Tirate fuori la bandiera! Mamma mia! Che prestazione! Tirate fuori le bandiere! Che prestazione. Allora. Minchia. Fermati. Questa è la musica adatta. Grazie. Che prestazione. Capite qual è il problema, chat? Ho ascoltato per minuti interi i tuoi deliri. Adesso taci. E ascolta il calcio. Sei uomini in pressione, costante... Impressione, ma eravate in 11 dietro la linea della porta. Pressione costante. Ma quale pressione? Sei stato interrotto, non essere maleducato. Quale pressione? Non sei stato interrotto, virgola, non essere maleducato, virgola ancora, grazie punto. Sei uomini in pressione, i tre di centrocampo, anzi i due di centrocampo, più i quattro di attacco. Impressione costante e continuativa, dopo ti mostro le foto, le mando in diretta, così le vedi le foto. Le foto, le prove, perché noi abbiamo le prove. Occupazione degli half space, meravigliosa. Quando il Milan ti lascia la spazio, tu eri lì, pronto a incidere, pronto ad incidere. Ma hai fatto due tiri in porta al primo tempo. Ha sbagliato il Milan negli errori.
azzannato il Milan nei suoi mancati posizionamenti. La fortuna? La fortuna sì, c'è. Una c'è e aiuta gli audaci, aiuta i bravi e aiuta quelli che ci credono. Gli audaci, ma hai difeso tutto il tempo. Aggiungo. Quali audaci? La partita nella quale Alessandro Buongiorno, un gigante nell'interpretazione del ruolo, viene portato a spasso da un attaccante magnifico che si chiama Alvaro Morata e lo batte sempre, perché Morata nell'entra dentro entra fuori riesce sempre a superare Buongiorno, il Napoli non prende gol. Significa che l'organizzazione è più alto del valore del singolo, e quando l'organizzazione vince sul valore del singolo significa che sei una grande squadra. Questa sera arriva un messaggio chiaro e netto ad Inter e Juventus: guardate il Napoli, guardatelo con attenzione, perché stasera è nata una grande squadra. Ciao Begonia. Lo stupido, il personaggio medio che parla di calcio, stasera addosserà tutte le colpe a Fonseca e dirà: avete visto Conte, che dovevate prendere voi, ha battuto Fonseca. Allora io, vi ricordate tutti, no? Sono il primo, il fan numero uno di Antonio Conte, e lo volevo al Milan e non volevo Fonseca. Però addossare la sconfitta di stasera a Fonseca è un atto vigliacco. È un atto vigliacco dal momento in cui la persona intelligente stasera fa un'altra riflessione e dice: Buongiorno, quel giocatore che a gennaio dell'anno scorso il Milan seguiva con attenzione, che avrebbe dovuto prendere e che oggi vale già il doppio di quello che l'ha pagato il Napoli, stasera magari il gol che ha fatto prendere Pavlovic, perché il gol lo fa prendere Pavlovic, che regala chilometri di distanza a Lukaku, non lo avrebbe preso. Il mercato a centrocampo, dove tutti ci eravamo accorti dall'infortunio di Bennacer che andava preso un altro centrocampista, il Milan quest'estate non l'ha preso e ci ha detto: no, c'è Silvano Voss come prima riserva, non si sa che fine ha fatto Silvano Voss, non si sa neanche se gioca in Lega Pro. E stasera si presenta con una mezzala mediano, con una mezzala trequartista. Perché? Non perché Fonseca è pazzo, ma perché a quelli. Perché i ricambi del Milan hanno i piedi ad X e non sono adatti a giocare per sostituire gente del valore di Reinders, di Theo Hernandez. A proposito, altro anello contro la dirigenza: 5 anni che non c'è il vice Theo Hernandez. E sapete cosa ci ha raccontato il boss quest'estate? Ma il vice Theo Hernandez è Jimenez, presenze di Jimenez. E allora ce la possiamo prendere con Fonseca, possiamo banalizzare tutto e dire: no, ma se cacciamo Fonseca il Milan è da scudetto. Ma la persona intelligente stasera vi dice che la colpa anche questa sera non è di Fonseca, ma è della dirigenza. Ancora una volta è della dirigenza, che ha costruito una squadra buona nell'undici titolare, ma estremamente scadente non appena si fa male o manca uno di quell'undici titolari. Questo è qua. Io rimango onestamente un po' esterrefatto dalle parole di Cohen. Era lui stesso che diceva Giorgio Furlani, era lui che incensava Moncada st'estate. Lo scorso anno, ogni sconfitta del Milan. Lui tira fuori la dirigenza. Cohen, Okafor alla Lazio non si spoglia. Okafor ha deciso le ultime due partite del Milan. È una con Zaccagni e Pedro, Okafor non si spoglia. Zaccagni, te lo ripeto, Okafor non si spoglia. Con Zaccagni e Pedro, Okafor non si spoglia, amico mio. Fonseca l'ha messo titolare in Milan-Napoli. Ma scusa, ma Leao cosa ha fatto di più di Okafor? Io non sto, fratello, forse non hai capito, mi spiego meglio. 27 milioni e mezzo. E stasera ho sentito la gente esaltarsi per un tiro centrale. Ciccione ha scritto: oh, quando Leao ha fatto quel tiro centrale, sapete cosa ha scritto Augusto Ciccione? Mamma mia, come si fa a tenere i banchini a Leao? Ah, che cosa mi fa? Mi spiego. 27 milioni e mezzo, un tiro centrale ha fatto. Mi spiego meglio. Aspetta Marco, tanto siamo pochi, parliamo tutti stasera, tranquillo. Mi spiego meglio, Cohen. In una partita del genere, quando viene a mancare per una gastroenterite Pulisic,
Io credo, poi magari mi sbaglio, ma tanto io sto seduto sulla sedia dell'Innosonico e Fonseca sta sulla panchina del Milan, quindi tutti mi potranno di quello che gli pare. Ma il sottoscritto Leao in panchina non lo tiene. E te lo sta dicendo e uno che pensa, è cambiato quando è entrato, mi devi rispondere. Te lo sta dicendo, e te lo sta dicendo uno che pensa che il Milan, che pensa che il Milan in un certo periodo, tipo una settimana fa, giocava meglio senza Leao. Ma pure partita, stasera ha giocato meglio senza Leao. Anche stasera ha giocato meglio senza Leao. Ma in una partita di cartello c'hai tutte queste defezioni, Leao deve partire titolare. Ma perché? In base a cosa? Se Okafor non ha fatto niente di meno. In base al valore che gli ha dato il tuo Milan. Okafor non ha fatto niente di meno. Il tuo Milan gli ha dato un valore da 170 milioni. Che cazzo c'entra quanto come vale fuori dal campo? Vale mai. Che c'entra il valore vale si mercato. Dimostra poi in campo. E non lo sta dimostrando lui, non Fonseca. Perfetto. Lui, mettilo, non Fonseca. Mettilo dal primo. Perché mettilo se non lo merita? Perché poi perdi 2-0 e te devi stare perché sinto. Manca Leao? Perdo 2-0 perché manca Leao. Perdo 2-0 perché manca Leao. Perdo 2-0 perché manca Leao. No, io perdo 2-0 perché manca Reinders. Io perdo 2-0 perché manca Reinders. Le uniche due occasioni che ha il Milan ce l'ha sui piedi di Musa, che purtroppo è negato con i piedi. Mi dispiace, ma è negato con i piedi. Perché se li avesse avuti sui piedi di Reinders, oggi parleremo di un pareggio. Allora, prego, Giordano, prego. Ma tu perdi 2-0 per tre motivi. Il primo è che stasera, lo dico da tifoso del Napoli, ma da tifoso fiero del Napoli, la fortuna ha sorriso a chi... Che strano, non vi è mai successo quest'anno. La fortuna ha sorriso al Napoli. Non è mai successo quest'anno. Due. Il Napoli ha quello che oggi si chiama calcio sostenibile, ovvero un calcio che al netto della produzione offensiva sa, attraverso le coperture preventive, attraverso determinati meccanismi, correre il minor numero di rischi possibili. Napoli ha preso un fenomeno in difesa, Marco. Il Napoli ha un fenomeno lì dietro e voi ve ne siete accorti un anno dopo. Buongiorno. Se tu togli buongiorno al Napoli, il Napoli crolla come un castello di sabbia. Buongiorno, è un fenomeno. Morata non gliel'ha mai fatta vedere a buongiorno. Oggi è stata la peggior partita di buongiorno. Ma buongiorno è un fenomeno sempre, a prescindere. Il Napoli non prende mai gol con quello in campo. Un attimo. Ti dimostra. Oggi... Ah, devi prendere qualcosa. Di Napoli Calcio. Perché in questa live dobbiamo dire solo una cosa. Il nome della squadra del Napoli non viene difesa, perché c'è solo un rappresentante che si chiama Marco Giordano che non serve a niente. Non serve per favore, a niente. Per favore, non cominciamo a dissare Giordano, mi scusi. Noi non disso Giordano. Come cretino, scusi, Giordano, un attimo. Io non disso Giordano, è solo che c'è un problema. Non, quando buttano merda sul Napoli lui non parla, però ora voglio quel coglioncello di Emerix, lo vedo un po' troppo a terra. Ene, che è successo? Ma va, Ene? Ma cosa è successo? Cesso pelato, cesso pelato. Ma io ripeto, sono tranquillo. Ene, ma ti vedo troppo silenzioso, cosa sono, è successo? Io sono stasera, orgoglioso della prestazione del Milan con tutte le defezioni del caso. Io sono molto orgoglioso della prestazione del Milan. Ripeto che la partita viene decisa da due episodi del cazzo e che il Napoli li ha avuti a suo favore, punto. Perché quello de Musa è un episodio, ma il Milan non lo sfrutta. Quello de Lukaku è un episodio e il Napoli lo sfrutta. Basta. Tutto qui. Bene, allora, detto questo, basta. Hai detto una cazzata perché... Bene, ma io non sento Enrix. Allora, detto di pallone... Esce, gli entro. Non capisci un cazzo di pallone, quindi va bene così. La verità è molto semplice, che non sai leggere le partite. Il Milan fa sempre lo stesso errore e Leao non c'entra niente perché hai voglia urlare a Damiano... Questa Olimpia strepitante, no? che simula il Faina, non c'entra niente Leao, ha ragione Luca, il Milan non ha nessun tipo di equilibrio, non è accettabile vedere una squadra del livello del Milan avere le palpitazioni ad ogni azione offensiva. Non prendiamo che gol per mancanza di equilibrio, vedi perché non prendiamo gol per mancanza di equilibrio. Prendiamo gol perché, come con l'Udinese, Pavlovic fa una lettura sbagliata. Basta, non sono contro Fonseca. Non prendiamo gol per mancanza di equilibrio, è una cazzata. Fonseca è un allora, è una cazzata. Quella fase si allena se due giocatori dello spessore internazionale di Ciao e Pavlovic, perché stiamo parlando di due giocatori di spessore internazionale. Si ci avranno in due 20 partite. Ciao, in Europa. Francisco, grazie. E in due ci avranno 20 partite in Europa. Che spessore internazionale. Su un'imbucata 20 partite, in due. Di Anguissa, perché quella è un'imbucata leggibile di Anguissa.
si trovano a 62 metri l'uno dall'altro e uno che non è certamente piccolo come Lukaku si trova a galleggiare negli spazi, manco fosse Varane al galoppo. E che cazzo, allora significa... Però Marco, che tu non devi dargli la distanza a Lukaku quando lo tieni, non te lo deve dire l'allenatore, ma non te lo deve dire Fonseca. Strutturare queste cose, santo Dio. Ma anche perché se tu poi... No, ma aspetta Luca, se tu guardi tutto il resto della partita, Pavlovic l'ha tenuto bene Lukaku. Ah sì? Sì, e lì ha sbavato. Basta, cioè se tu guardi 90 minuti, Pavlovic ha sempre tenuto bene Lukaku. Ha trollato, cioè, lì, il basta, fatto è un che, episodio. Il fatto che Musa, che Fofanà deve accorciare su Paraschelia, o che Musa in aria non si deve addormentare col pallone tra i piedi, non te lo deve dire l'allenatore. Cioè, che Musa mi sbaglia il controllo a porta vuota, non è una responsabilità di Fonseca. Questi sono tutti errori, perché hanno i piedi a X, perché sono deconcentrati. Forse è finita 0-0, ti direi, hai ragione. Il secondo gol del Napoli. Il secondo, colpa di Fofanà. Per carità. Bellissimo, per carità. Però, Clara, fai birilli. Oh, tu devi insegnare l'attitudine a mangiarti le gambe dell'avversario. Vabbè, ma che siamo i Pulcini, Marco? Ma scusa, ma se state quando gli insegnava a difendere, Faina gli ha rotto il cazzo. Non c'è, se state quando gli abbiamo visto il video che gli insegnava come tenere a distanza il giocatore, gli avete rotto il cazzo. Mo no, mi venite a dire che gli deve insegnare le palle. Ma sai perché? No, ma aspetta, sai perché? No, aspetta, scusami, Marco. Sapete perché parlo anche di episodi, chat? E perché Magnan non è colpevole sul 2-0? Francisco Lou. No, ma sai perché non è colpevole? È andato giù che mi pareva Di Marco. Sai perché non è colpevole? Perché la palla passa in mezzo a Lukaku e Ciao. Sì, basta. È difficilissimo. Io vi voglio bene. A me dispiace, forse sarò di pure una cazzata, ma Magnan ha un problema quando si butta sulla sinistra. Ma non è vero. Scusa, scritto sono per il mio amico Luca, ma non so quale dei due, però. No, Luca Gangemi. Ah, okay. Dicevo, c'ha un problema quando si butta sulla sinistra, ragazzi. Cioè, ragazzi, quando deve fare delle parate del genere sulla sinistra, secondo nel me miglior momento, ragazzi, del Milan, Kvara prende palla e si inventa il gol. Come si fa a non parlare di episodi? Oggi, quando fai calcio speculativo, gli episodi sono tutto. E ripeto, un conto è... Perché grazie, voi non ve la ricordate l'Inter di Conte e non ve la ricordate la Juventus di Conte? La Juventus di Conte non giocava così male. La Juventus di Conte dominava. Sebastiano Esposito, ovviamente si è fatto male prima dell'Inter. L'Inter di Conte. Ogni cazzo di ripartenza creava un'occasione da gol. Voi non ve la ricordate l'Inter di Conte? Letteralmente ogni cazzo di azione creava un'occasione da gol. Hakimi che sfrecciava sulla destra, Lukaku e Lautaro che si interscambiavano i palloni. È proprio un altro livello di squadra. Cioè, quel Napoli, il Napoli di Conte di oggi, non è neanche lontanamente paragonabile all'Inter e alla Juve di Conte. Neanche lontanamente. No, all'Inter forse sì, perché l'Inter giocava così. Sì, ma l'Inter, scusa, non ma ti ricordi le partite col Milan dell'Inter, Cohen? Abbiamo vinto pure un derby. Sì, ma ti ricordi quando invece perdevamo? Ogni azione erano pericolose. Però la partita la faceva il Milan, ti ricordi? Scusate un secondo, se no poi mi dimentico off topic. Spam dei cuori in chat per Sebastiano Esposito, che insieme ai fratelli ha costruito un campo da calcio nel quartiere dove è nato, a Castellammare di Stabia. Oh, bravi, che bello. Bravissimo, ho visto le foto oggi, complimenti. Volevo mandare un messaggio, mi sono scordato. E dicevo, chiuso parentesi, di conseguenza, Dario Grori. Immenso. Dicevo, di conseguenza, quando fai un calcio così tanto speculativo... Ma non è speculativo, ma porca puttana! No, non è speculativo, va bene, Marco, allora, non è un calcio speculativo. Il Napoli... Ma porco Diaz! Oh, ma tu non hai visto i buchi difensivi che lasciava il Napoli nel primo tempo? Cazzo! Che se ci fosse stato Reinders eravamo 15 volte in porta! 15! Ma quindi, basta la palla di Musa dove sbaglia la gamba. Porco Diaz! Ma le guardi le partite o no? Allora fermati, guarda deficiente. Guarda. Primo tempo avete lasciato 15 volte gli spazi in area di rigore. Guarda! Ma non è un'azione che basta spiegare, Ma non è una, sono mille! Ne ho presa una a caso. Ma Porco Diaz, mi dici quando il Milan ha dovuto mi dici 90 minuti quante volte il Milan ha dovuto mi dici Generale Sassi. Cioè, vedi perché questo cherry picking? Non ho capito che Ma aspetta, vedi questo cherry picking inutile, che per chi non lo sapesse in inglese vuol dire raccogliere
le ciliegie e prendere e selezionare dei momenti della partita che non vogliono dire un cazzo. In 90 minuti. No, aspetta, aspetta, mi spieghi. Mi spieghi, mi spieghi, mi spieghi in 90 minuti quante volte. Oh, mi ascolti. Mi spieghi in 90 minuti quante volte il Milan ha dovuto eludere la pressione del Napoli nella propria metà campo? Che eravamo sempre nella metà campo vostra. Che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Sei tu che stai cercando di fare una narrazione sbagliata. Abbiamo sempre avuto la palla nella metà campo vostra. Ma mi puoi parlare della pressione del Napoli? Ma che cazzo stai a dire? Ti provo a spiegare. Ma che cazzo stai a dire? Il Napoli ha alternato, e lo ammetto candidamente, il Napoli ha alternato blocco alto e blocco basso. Ma quando blocco alto? Per 10 minuti in 90? Ma che cazzo stai a dire? Stasera hai fatto una partita difensiva, dai. Sì, però l'ha portata a casa, Gon. Sembra che non si capisce. Sì, però scusami Marco, perché poi io mi incazzo, vado sul pratico. Cioè, secondo Enerix o secondo Cohen non si può vincere 2-0 col Milan. Ma non l'ho detto! Ma non l'ho detto! Ma c'è un coglione, non l'ho mai detto! Ma siete seri? Non l'ho mai detto, perché mi devi dire cose che non ho detto? Non sta dentro obsessione. Se tu fai un'analisi della partita non mi puoi dire che hai fatto i due blocchi. No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, però c'è chi tira il carretto da una parte, Giordano, e c'è chi tira il carretto dall'altra. Ma se fai analisi, tu mi dici sì, si può vincere, ha vinto da zero, ha funzionato grazie al cazzo, il risultato è oggettivo, grazie al cazzo che ha funzionato. Ma ti ripeto che nel lungo termine il gioco del Napoli non porterà risultati, punto. Basta. Perché oggi il Napoli vince con due episodi, stop. Però hanno anche quella dose di fortuna che serve a vincere lo scudetto. Ma hanno un culo della Madonna, punto. Una solidità imbarazzante. Ma ancora con questa solidità. Se ci fossero stati Renders e Pulisic, oggi hai lasciato degli spazi che ti avremmo purgato 15 volte. Squadra che tiene l'intensità del Napoli. Napoli si basa su Buongiorno, la solidità. Ha un'intensità tale che nessuna squadra può tenere il passo di questa intensità. Ma quale intensità? No. Ma che intensità ci No, però Giordano sta raccontando tutta la squadra. Giordano sta raccontando un'altra partita. Giocate a fare i coglioni, giocate a fare i coglioni. Ma Marco, ma non si è visto sto Napoli stasera. Il Napoli ha vinto tanto di cappello, però non è che si è visto il Napoli straripando. Milan senza 5 titolari, io mi sarei aspettato un altro Napoli. Oh, ma io nell'analisi che ho detto, e poi faccio parlare a Ciccione perché non voglio essere maleducato, però che ho detto nell'analisi, l'ho detto subito, la fortuna ha sorriso al Napoli, l'ho detto subito, non mi sarei mai permesso di non dirlo, perché io non sono disonesto come voi, voi siete delle puttane del web che piegate a delle logiche infami le vostre dichiarazioni, io non faccio la puttana. Ma come no? Ma te sei prostituito mille volte? Cioè, ma guarda, fortunatamente esistono, fortunatamente esistono dei siti meravigliosi tipo SofaScore, ok, che ci permettono di analizzare. Allora, guarda la player average position del Milan, ok? È chiaro, aspetta. No. Guarda la posizione media di Politano dietro di Lorenzo. La posizione media di Politano è dietro di Lorenzo. Mi fa schifo un calcio del genere, mi fa vomitare un calcio del genere. Mi fa sboccare. Scusa Enerix, domanda da stupido. Possiamo sentire l'audio di Fonseca da Zonna? Sì. Fonseca. Lo sentiamo un attimo? Fonseca. Ma basta però. Ma che e difende sulla aspetta, la mando all'inizio. Abbiamo fatto con tanta onestà il gruppo Teca di sacrificare, privilegiare quelli forti. Mentre raccontavi questo, io stavo sentendo, non posso lasciare di dire che non posso star mai. Io voglio dire che sono totalmente d'accordo con queste parole. Grazie, mister. Notevolmente piacere. Cioè. Di fatto lo spot di Fonseca in queste giornate di campionato. Cioè, qualsiasi allenatore al di là del mister che è qui presente. Buonasera, mister. Buonasera. Ripeto, il gruppo viene prima dei singoli, anche se i singoli sono dei fenomeni, sono bravissimi. Ma attenzione, non mi sto riferendo alle AO in questo momento. Vabbè, in generale, è un discorso in generale.
Detto questo, adesso però voglio fare la domanda al mister. E credo, mister, che l'approccio alla partita probabilmente vi ha notevolmente condizionato, perché dopo pochi minuti due errori gravi, tra l'altro, insomma, uno di questi da Maignan, che è sicuramente un portiere di grandissima affidabilità e un portiere esperto, però è chiaro che il Napoli... Però secondo Enelix no. Ne ha approfittato immediatamente di questa grande distrazione, quindi se c'è rammarico da questo punto di vista, anche perché poi il secondo gol lo prendete nel finale di primo tempo, è sicuramente stata una mazzata. Beh, Ferrara, le domande fa peggio di Giordano. Io devo dire che io sono sempre responsabile per quello che succede dentro del campo con la squadra, e prendo con tutta onestà questa responsabilità. Dopo abbiamo sempre errore in tutti i gol che possiamo vedere nelle partite. Ovviamente che non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli con 5 minuti, ma se vogliamo guardare quello che è stato il risultato, loro hanno fatto due gol, noi non abbiamo fatto le occasioni che abbiamo avuto. Se vogliamo guardare quello che è stato la partita, devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione a quello che è stato l'inizio della partita. Abbiamo giocato un calcio molto, molto positivo, con qualità, abbiamo creato occasioni, o che non è facile contro una squadra come Napoli, che si abbassa e difende sulla box. Ma loro hanno fatto, noi non abbiamo fatto, è quello che resta dopo la partita. Dopo la partita nel mirino c'è sempre lo scudetto, Fonseca, lei aveva parlato, lo ha detto più volte, ma anche ieri, insomma, che il Milan deve lottare fino all'ultimo per lo scudetto. Ma io non posso dire il contrario, dopo di vedere come abbiamo giocato, come la squadra ha risposto a un momento difficile, come la squadra ha creato, come la squadra ha dimostrato che sta unita e ha lottato tanto, anche se non abbiamo avuto dei calciatori importanti. E dopo siamo con 9 partite, non mi ricordo di nessuna squadra vincere un campionato con 9 partite, non mi ricordo di nessuna squadra perdere il campionato con 9 partite. Quello che ho detto sempre continua nella mia testa, continuare a fare crescere questa squadra, che mi sembra che è chiaramente nitido, e avere dei risultati per poter entrare in questa lotta. Massimo, no, io guardo, sì, ciao Paolo, io guardo la partita, l'abbiamo vista tutti bene. Io il Milan l'ho visto una squadra viva, soprattutto che anche sembra l'ho vista solo io all'inizio, secondo me ha fatto i primi 20-25 minuti dopo il gol del Napoli bene, secondo me uscendo bene anche con la palla Mario Ferri il Falco. Mario Ferri il Falco. Mario Ferri il Falco. Mario Ferri il Falco. Però, insomma, vi è mancato qualcosa, una squadra, Paolo, che sembra a cui manca sempre qualcosa, sia davanti che dietro. E se succede che manca qualcosa, soprattutto negli ultimi 20 metri, dentro le proprie aree di rigore, dove si decidono le partite, forse un motivo c'è. Allora ti chiedo se tu, nelle analisi che fai, perché la squadra, secondo me, oggi, ripeto, dal punto di vista dell'essere vivi, del reagire, di dare anche quello spirito di cui parlavamo, secondo me delle risposte le ha date, però manca sempre qualcosa per far sì che una prestazione, anche fatta non male, diventi una buona prestazione. Cosa che ti preoccupa? Perché nelle tue parole un po' di preoccupazione l'ho letta. No, la mia preoccupazione principalmente perché abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere. Fex, 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 Fex. Grazie, Fex. Quello che ho guardato è momento di qualità. Non è facile
Guarda, non, tu sai tanto come io, non è facile quando ha 10 giocatori in fronte all'aria, cercare spazio, cercare delle opportunità, ma non è solo contro Milan, penso che con tutte le squadre, anche con le grandi squadre. E noi abbiamo creato, noi abbiamo cercato. Chi ha mancato, onestamente, per me è fare le opportunità, che le occasioni che abbiamo avuto. Le ultime decisioni è una cosa che dobbiamo migliorare, perché la squadra ha avuto sempre il gioco in metà campo offensivo, abbiamo recuperato tante palle in metà campo offensivo, non abbiamo lasciato Napoli uscire. Quello che è mancato per me è fare le opportunità, che abbiamo 4-5 situazioni che possiamo fare, e non è facile avere 4-5 opportunità contro una squadra che sta vincendo come Napoli. Grazie Fonseca. Saluta anche il cazzo, dai. Comunque stavo controllando per sicurezza. Ora ti sento, Cogiune. Ora ti sento. Ora ti sento, Cogiune. Stavo controllando per sicurezza, per avvalorare il discorso che stavo facendo prima, cioè farvi capire che secondo me questo tipo di calcio a lungo termine non funziona. Sapete quanti punti aveva la Juventus l'anno scorso alla 10ª giornata? Ma che c'entra? Ma che stai discorso? Sapete quanti punti? Sapete quanti punti aveva la Juventus l'anno scorso alla 10ª giornata? Dici. Quanto stai rosicando? 23 punti dopo aver giocato con Lazio, Atalanta e Milan. 23 punti dopo aver giocato con Lazio, Atalanta e Milan. Andrea, scusami un attimo, stiamo facendo il processo al Milan. Vi ricordate i discorsi? Vi ricordate? Aspetta. La narrativa è fammi finire. Il Milan lotta con scudetto. Mi dovete far finire. Vi ricordate i discorsi di Faina l'anno scorso alla 10ª giornata? Viva il calcio speculativo, hai vinto. Che cazzo conta? Conta il risultato. Hai vinto. Ma cosa volete conta dire, il risultato. Che questo Napoli a lungo termine fa cacare. Punto. Lo ripeto adesso. Faina amico dello Tito. E lo ripeto. Faina amico dello Tito. Questo Napoli a lungo termine fa cacare. Punto. Faina amico dello Tito. Quindi la narrativa oggi viene Rizzel. Milan gioca bene, vincerà lo scudetto, Napoli fa cacare. No, questo l'hai detto tu. Il Milan non ha giocato male. Punto. Ma la classifica l'hai vista? L'ho vista. E quindi? Sei bene che ti va a 8 punti dalla prima con 8 squadre davanti. Bene che te siamo alla 10ª giornata, Sciscione. Siamo alla 10ª giornata, Sciscione. Quindi voi rimontate 8 punti e a questo scudetto è andato Enerix. A questo Napoli scudetto Enerix. A questo Napoli scudetto. Ma guardare la classifica a questo Napoli, a questo No, io guardo la classifica per lo scudetto. A questo Napoli 8 punti si possono recuperare. Non è chiusa niente. Sì. Recuperare solo a Napoli. Per me con 8 squadre davanti, 11 punti in meno. Abbiamo una partita in meno. Abbiamo una partita in meno. Quale 8 squadre davanti? Guardiamo le squadre, perché se c'è l'Udinese, la Fiorentina sta giocando meglio di te. L'Udinese, la Fiorentina, ti pare che non recupera? Ma ti pare che non recupera Udinese e Fiorentina? Per me la Fiorentina si continui così, la riprendi. A me interessa di vedere l'Inter, la Juventus. A me che l'Udinese ha la 10ª sta avanti, mi passa per il cazzo. Ne devi recuperare tutte e quattro. Quelle che ti interessano, ne devi recuperare tutte e quattro. Non credo che sia impossibile. Questa è la squadra impossibile. Raga, ma si può dire che il problema del Milan è stata la dirigenza che ha fatto delle scelte sbagliatissime? L'ha detto Cohen, Il Napoli si va a prendere McTominay e il Milan si va a prendere Fofana. Il Milan si va a prendere Fofana, Paoli, è uno dei migliori acquisti. Si va a prendere Buongiorno. Ma Fofana è uno dei migliori acquisti. È uno dei migliori acquisti. Sì, Fofana è uno dei migliori acquisti. Oggi se non ci fosse stato Fofana a verticalizzare, il Milan non avrebbe creato nulla. Non guardate le partite perché oggi Fofana fa una bellissima partita. Ma va, ma siamo sempre lì. Ma io non guardo
l'errore in 90 minuti, perché l'errore ti condanna, è vero, ma non guardo solo quello. Ma non guardo solo quello, punto. State facendo passare il Milan come una squadra. State facendo passare il Milan come una squadra che non ha mai giocato. Il Milan oggi a tratti ha fatto una bellissima partita. Ha fatto una bellissima partita perché c'era un Napoli che ti aspettava. Sì, e tu sei un Napoli che ha concesso. Se giocavi 300 minuti, ma dire che il Napoli non ha concesso è una cazzata, perché il Napoli ha concesso. Il Napoli ha concesso, ma non facciamo passare il Napoli come la corazzata insormontabile. Perché non è vero. Non è analisi, dico il cazzo ma che noi ti non pare. Dobbiamo vincere lo scudetto. No, allora, l'analisi è che avete delle distanze difensive da squadra da media classifica, e infatti siete una squadra da media classifica, perché i giocatori sono giocatori buoni, ma le distanze di una squadra sono distanze da squadra da media classifica. Però non ci sto che tu fai una valutazione sul Milan di stasera, perché stasera in campo non c'era il Milan titolare. Non puoi dire il Milan di stasera. Stasera è solo riserve. Ti mancava, dimmi. Teo Hernández non era titolare perché l'altra volta ha messo un panchina. No, Teo Hernández non era titolare, che gli devo di più, dai. Va bene, Ciccione, va bene. Mamma mia, ma Ciccione è proprio inutile. Ma che gli devo rispondere? Esatto, mi dice Teo Hernández non era titolare. L'ha messo Fonseca in panchina. Va bene, Sciacquone. Fermi. Scusatemi, ma allora chi l'ha messo in panchina? Il Milan senza Teo, senza Reinders e senza Pulisic oggi perde almeno il 30%. Pulisic è entrato. Però voglio dire, smetti di trovarti le scuse, Non è trovarsi le scuse, è parlare di fatti. Non è il calcio. Perché Teo Hernández e Reinders che saltano Milan Napoli, non è il calcio, è un gioco politico di merda. Punto. Che te la metti sforzi. Ma quindi io ti devo dire che stasera ha giocato il Milan titolare. Quindi che stai dicendo? Che Napoli ha vinto solo per questo motivo? Non lo so. Io dico che però se avesse avuto i titolari non credo che avrebbe fatto la stessa partita. Senza titolari a Bologna non vinci. A Bologna senza questi due non vinci. Sì. Quindi non vinci. Ho visto oggi il Bologna. Bologna ha già vinto 2-0. Ma sicuro non vinco col Napoli, quello è sicuro. Non vinci, perché mi sembra che questa squadra che avete messo oggi a Bologna ci perde a Bologna. Ma perché, se abbiamo fatto una buona partita tutto sommato? No, per loro il Milan ha fatto cacare. Ma perché ha fatto una partita di merda? Scusa, abbiamo giocato. Perché loro guardano solo il 2-0. Loro guardano solo il 2-0, non si può parlare. Ma non avete fatto un tiro in porta pericoloso, vai giù. Ma quello di Musa che esce di un centimetro non è pericoloso. Quello, ragazzi, ma poi che avete fatto? Vai giù. Ma perché un anno che ha fatto? Pulisic c'è al centro dell'area di rigore che la tira alta, non è un'azione pericolosa, cazzo. Sì, Musa che recupera il pallone e la dà addosso a Meretto, non è un'azione pericolosa. Sì, e ho allora capito, che cazzo 0,65 XG. Sì, vabbè, ok. Il Milan. Bravo Faina. No, però aspetta, Faina, Luca, bravo, il problema che Enerix e Coin parlano. Statistiche che hanno però vi smentiscono, ragazzi, perché state a parlare del nulla. Ma tu immagini negli anni 90 in XG. La cosa che mi fa riflettere è che se Daiale e Rasso perdono, sappiano con Juric, sappiano con i giocatori, sappiano con la società. Ma che colpe ha Fonseca stasera? Me lo dici? Se Bergomi perde, ma che è cambiato con Leao? Se la prende con Inzaghi, se la prende con quello, se la prende 10 partite. Se la Lazio perde, il problema è che per loro tutte le volte che una squadra perde bisogna venire qua a fare il processo. No, il problema è che voi non lo fate mai. Perché se io leggo a San Siro 0,65 XG con una squadra che Enerix mi ha raccontato, però la partita non l'ha vista, se leggi 0,65 XG e allora c'è un problema.
problema Fonseca. Ok, e allora il problema è che mancano quattro titolari. Domani vengo qua con lo striscione Fonseca out, così fa il populista di merda. È contento il populista di merda. Ma non lo devi fare perché sei un populista di merda. Trovate giustificazioni a tutto. Ma sei ottavo, la colpa di chi è? Sei ottavo, perché le partite sono uguali. La colpa è di una squadra che è stata costruita male dalla società, che non ha riserve. Questa è la colpa. Perché se stasera mettono Loftus-Cheek e il compito di Loftus-Cheek lo fa Morata e io non ho la punta in area perché Morata deve tornare in difesa, la colpa non è di Fonseca. E di chi cazzo li compra questi giocatori? Tutto mentale, con un allenatore che gioca con 4-2-3-1. Gli stessi punti del Torino che ha perso Zapata, che gioca con Adams e Sanabria. Va bene, gli stessi Ciccione. Punti del Torino. Però ancora la classifica, siamo alla nona giornata, ancora la classifica. Ma che volevo guardare? Ma quello che vedete voi? Dobbiamo parlare di Milan-Napoli. Milan-Napoli, che colpa ha Fonseca? Milan-Napoli, che colpa ha Fonseca? Non guardano le partite. Devi mettere l'area, punto. Non guardano le partite. Ma è entrato, non ha fatto un cazzo. È l'unico che ha tirato, che ha fatto il tiro centrale. Voi vi esaltate per un tiro fuori, purtroppo nelle partite le dovete guardare senza la telecronaca. Voi dovete togliere la telecronaca, perché voi sentite Pardo che urla e vi esaltate. Per quello è la colpa di Pardo, non è di Fonseca. Vabbè, siamo arrivati a dare la colpa a Pardo, ragazzi. No, perché Pardo, siccome Pardo ha detto, siccome Pardo ha detto, Pardo, ragazzi. Grinzi Milan, due punti, tutte le colpe di Pierluigi. Però qui questa live, la colpa alla panchina. Oggi ho detto che Okafor è più forte dei Zaccagni. Okafor è il panchinero 2. Te lo ripeto, Okafor è più forte dei Zaccagni. Te lo ripeto. Luca, ma che sei? Okafor alla Lazio fa il presidente. Okafor non si sveglia la Lazio. Okafor non se leva, non si sveste, rimane con la felpa dei Gucci. E allora cade il fatto che ci avete la panchina scarsa. Cioè, c'hai uno. Ma ripeto, non ho parlato di Okafor. Non ho parlato di Okafor. Ma non ti ascolti, ho parlato di Musa. Ho parlato di Okafor. Sai perché non devi? Ho parlato di Coin. Sai perché non devi fare il loro gioco? Non devi fare il loro gioco perché, ripeto, al di là del risultato, perché purtroppo tanto in questa trasmissione si viene solo a parlare del risultato, ok? Al di là del risultato, senza cinque titolari il Milan fa una buona partita, anche creando delle occasioni importanti. Per quello non riesco neanche a dare troppo colpa alla società. Il Napoli senza cinque titolari che partita avrebbe fatto? L'Inter senza cinque titolari che partita avrebbe fatto? Arriva la grande giocata di Kvaratskhelia nel miglior momento del Milan, basta, quella roba ammazza la partita. Parte il primo tempo, segni, il gol è in fuorigioco, quella roba ammazza la partita. Non te la prende neanche con la dirigenza, perché oggi, al di là degli episodi, il Milan fa una buona partita. No, punto. Io me la prendo perché se avessimo dei ricambi adeguati, secondo me oggi non avremmo perso. Però quello che mi fa incazzare è Faina. Perché Faina chiede l'analisi, poi gli dici, gli cerchi di fare un'analisi oltre il banale è colpa di Fonseca, e dice no, perché tu devi dare la colpa a Fonseca. Allora non vuoi l'analisi, la clippettina con Luca che dice è colpa di Fonseca. Luca, quello Luca, vuoi. Domani mattina mi devo rinfrescare un po' la memoria, però. Di due parole prima che me ne vado. Poi prego, sei... Giordano, prego. Grazie. Allora, Luca, tu non dici cazzate, te lo dico con grande affetto. Anzi, tu hai, quando sostieni le tesi fonsechiane, tu non sbagli. Perché il Milan ha una bella produzione. E stasera dire che le assenze non hanno fortemente penalizzato il Milan significa dire una cazzata, appunto. Nella misura in cui però tu vai a vedere lo storico delle 9 partite che il Milan ha disputato e vai a vedere che il Milan ha subito 11 gol con i 2 di stasera, la media di più di 1 a partita, vale il discorso che si fa per Simone Inzaghi. Ovvero quest'anno il Milan e l'Inter hanno dimenticato a Milanello e ad Appiano l'equilibrio, che in un campionato come il nostro è fondamentale. Però Marco, però non mi pare che il trattamento, no scusa, non mi pare che il trattamento di Inzaghi è uguale a quello di Fonseca. Mi pare che Fonseca viene massacrato e ogni partita deve essere esonerato. Inzaghi invece è santo. Però ti Inzaghi è santo. Diamo morte è santo. Qui o sfornano Inzaghi. Ma ti ricordi che ci ha raccontato Faina l'altro giorno su Inzaghi? Ma perché se Dumfries è imbarazzante e se noi hanno preso un difensore, però su Fonseca cambia metro. Entra Bissek che è scarso, perché ragazzi, o dobbiamo
o dobbiamo dire Bissek è scarso, e se entra Bissek che è scarso, ma che colpa c'ha Inzaghi? Ma se Çalhanoğlu non c'è, e se Çalhanoğlu non c'è il sostituto, perché il sostituto è Slani che oggi è infortunato, che colpa c'ha Inzaghi? Che colpa c'ha? Il problema è che l'Inter contro la Juventus fa 3.75 XG, ne fai 0.65. 3.75, un rigore vale 0.80, ne fai 0.65, come si calcola l'expected goals? Stai zitto, ne fai 0.65, come si calcolano, coglione! Stasera in base alle statistiche hai meritato di perdere, coglione. Hai fatto il podcast, un secondo, ha fatto il podcast rompendomi i coglioni perché avevo detto che quest'Inter non può prescindere da Çalhanoğlu, e lui mi ha risposto no perché c'hai i ricambi. Dove? Ma dove? Dove? Prendi il video, prendi il video, dove? Ma domani faccio la clip. Domani faccio la clip. Ho sempre detto che l'Inter senza Çalhanoğlu perde tanto. Che cazzo dici? Domani faccio la clip. Che cazzo dici? Domani faccio la clip. Vado Ciccione, prego. Fa culo Giordano, fuori. Io credo che l'analisi ciao, della Marco, partita ciao, non possa prescindere pure ciao, Marco, dalla classifica, cioè, che comunque è deficitaria per Milan. Questi parlano di scudetto, ma qua stanno 2 punti sotto al Bologna, che in altro posto sta con una partita in meno. No, 2 punti guarda il Bologna, deve giocare con te. Con una partita vici, meno. Appunto. Quindi il Bologna si vince di scavarca. Con cioè, una partita in meno. Meno del Bologna. Ma una quella partita non esiste oggi. Hai 2 punti in meno del Bologna. Quella partita oggi non esiste. Punto. Quella partita oggi non esiste. La partita al Bologna. Non esiste, perché possono essere 3 punti in più per il Milan e quindi 1 punto sopra il Bologna, o 3 punti in più per il Bologna e quindi più 5 sul Milan. Basta. Ma 2 punti in più del Bologna. E il Bologna, se vince la partita contro di te, te scavacca. Ma deve innanzitutto se gioca tra 6 mesi, quindi non è detto. Ma deve vincere, che cazzo significa? Ah no, perché no, la cosa bella è che voi a Bologna ci avevate vinto. Ma chi? Ma che c'entra quello che hai detto? Cioè, se il Milan vince più 5, quindi che analisi è? No, l'analisi è che siete ottavi in classifica. No, e siamo alla 9ª giornata e non è un problema. A pari punti col Torino. Quando sposi un progetto tecnico nuovo non è un problema. Non essere un problema, Cohen, scusami. Perché secondo me a fine campionato non saremo ottavi. Perché il Milan comunque non è una squadra che arriverà ottavi. Ho capito, allora facciamo una trasmissione unica. No, perché io sono venuto a fare la trasmissione su Milan-Napoli e voi fate i processi a Fonseca. Non fate Milan-Napoli. Stiamo dando un'opinione, Cohen. Ma siccome tu stai parlando solo di Fonseca. No, ma do la mia opinione. Siccome io non considero il Napoli... No, dovete pagare... Allora, questo dice che la partita non esiste e quindi non ne parliamo, no? Questo allora, dice la Bologna, perché questa non vale. Guardiamo la classifica. No, non vale quella col Bologna, coglione. Si deve giocare, appunto, dico, non la puoi considerare, perché tu mi dici devi giocarci col Bologna, ma non la puoi considerare, non esiste in questo momento la partita col Bologna. Ma con una partita da giocare non puoi considerare il fatto che il Bologna... Tu mi hai detto che una partita in meno, il Bologna c'ha le stesse partite. E sono d'accordo con te, ma dal momento in cui è uno scontro diretto, capisci che ha un peso specifico diverso, Bologna-Milan? Il discorso, tu sei ottavo, se il Bologna vince vai arrivi 11esimo. Ma allo stesso tempo ti dico, sono ottavo, se vinco col Bologna vado a meno 1 dall'Inter, con una partita in meno l'Inter in questo caso. Hai le stesse partite adesso, santa della Madonna, c'hai 9 partite come le altre, gli altri ancora devono giocare domani. Ma manca la matematica, sai. No, è matematica. Se tu guardi la classifica, ci sono tutte 9 partite, tranne che 4 squadre, ce l'hanno 10. Questa è ok, visto che tu valuti sulle 9 partite, il Milan ha 4 punti dall'Inter. Bene, ma sempre basta. Il Milan, se tu valuti le nove partite, il Milan ha 4 punti dall'Inter. E dal momento in cui io il Napoli per la lotta a scudetto non lo considero, perché per me il Napoli non lotterà per lo scudetto. Per me il Napoli non lotterà per lo scudetto. E io la lotta la faccio su Juventus e Inter. Io ho 4 punti dall'Inter e 3 punti dalla Juventus. Basta. Però visto che fate i processi, però Augusto, però devi essere coerente. Visto che tu fai i processi, se fra 2 giornate, non dico la prossima, proprio entro la sosta, Milan e Inter si tolgono un punto, io mi aspetto i processi a Inzaghi, però perché poi la classifica è quella. Ma fratello, l'avete fatto fino all'altro giorno il processo a Inzaghi. Ma chi che l'hai sempre difeso? Io l'ho difeso. Tutti ma no, ma parlando, Inzaghi. Ma mi hai sfondato l'altro giorno, tutti. Siamo tutti contro. Ma che dici? Ma che vedi? I mostri, oh. Riguardate le live, oh. Ma l'altro giorno qui pareggia Inzaghi 4-4, mi hanno sfondato tutti, oh. Ero da solo a difenderlo, che parli di tutti? Ma hanno sfornato tutti! Ancora che t'appiglia l'Inzaghi! Ma parla di Milan! La differenza tra Inter-Juventus e Milan-Napoli
è che l'Inter perde senza un titolare una partita subendo 4 gol dalla Juventus. Il Milan gioca una buona partita, prende 2 gol su 2 episodi, ok? Perde perché perde, ma senza metà squadra, punto. Pareggia, scusatemi, pareggia con la Juventus. Basta, per me è diverso. È chiaro che è diversa l'analisi su Inter-Juventus rispetto a Milan-Napoli. Puoi estrapolare la partita se non la... la contestualizzi con la classifica, perché non è solo sta partita che il Milan gioca così. Il Milan gioca un bel calcio, ma senza equilibrio, pia gol che deve oggi, pia. Però oggi non manca l'equilibrio, perché oggi prendiamo no? Ma no, ma ti spiego perché non manca l'equilibrio, perché oggi non si può vedere, ma però Pavlovic non è l'equilibrio, Pavlovic non è l'equilibrio, ma è, però Agu, però parlando con calma, ma Pavlovic che gli ha deve spiegare Fonseca, no, parlando con calma. Visto che poi per tutta la partita Pavlovic, ascoltami, visto che tutta la partita poi Pavlovic è stato addosso a Lukaku, no? A me non è dispiaciuto Pavlovic, tolto il primo errore, che però è fondamentale, chiaro. Però se togli il primo errore, a me Pavlovic non è dispiaciuto in senso generale. È chiaro che se tu guardi il primo gol, per me non si può parlare di equilibrio difensivo, perché è Pavlovic che fa una cazzata. A me, ma sì, ma io ho visto una squadra che è una squadra che ha giocato la partita che voleva, che è il Napoli, che sono entrati in campo avvelenati, che hanno fatto un calcio orribile, sono d'accordo, però l'obiettivo era quello, e quando sono stati in vantaggio non ti hanno fatto più giocare se no due o tre occasioni. Il Milan ha avuto due o tre occasioni, non ha avuto tanto. Dici poco, porco Diaz, non è che sono state però l'avete incensato voi, ma Paolo, aspetta, Vince, non ragazzi, è che sono state occasioni dici poco difficili da sfruttare. Ma Musa ragazzi fa una roba che non si può vedere. Io ti voglio bene. C'è Morata solo in porta, Augu. C'è Morata solo in porta. Può pure tirare. Ma non è, non è un'occasione a caso, è un'occasione che va sfruttata. Guardi, quell'occasione nasce da un errore che è come quello di Pavlovic. Appunto, per quello dico gli episodi. Perché l'episodio del Milan non ce l'ha a favore, e l'episodio del Napoli ce l'ha a favore. Basta. Però, poi, seconda azione pericolosa, il Napoli va un'altra volta in porta. Fa gol, che devi fare? E manca la chiusura. Che devi fare? Basta, bravi. Ma che devi fare? Che devi fare? Anche lì Pablo, cioè Fofana non stringe e non raddoppia Kvaratskhelia. Che devi fare? Ma una squadra che commette tutti questi errori difensivi è da scudetto? Per me no, questo è il discorso. Ma infatti, però, allora, se tu mi chiedi in questo momento il Milan scudetto, ovviamente no. Però per come capisci, siamo messi adesso, però capisci no. Augu, che è lo stesso... Le potenzialità che vedo della squadra, sì. No, ma aspetta, capisci Augu che è lo stesso discorso che facciamo anche su Juventus e Inter, però? Sì, no, ti posso dire una cosa. La Juventus, per me, lascia perdere la partita con l'Inter, che è una partita 4-4, una partita matta. La Juventus, la difesa l'ha aggiustata. Giocherà a merda, ma in Italia però serve... Però è tre punti sopra il Milan. Ma gioca da merda a Juve, però. Però tre punti sopra me. Per quello ti so di. Questo serve in Italia. Questo ti fa capire che una squadra che gioca male, ma giusta la difesa, è una che fa un bel calcio piacevole. Ti sto dicendo. La difesa fa più punti quell'altra. Siccome è la mia opinione, però ripeto, è la mia opinione. Se noi ci basiamo sulla classifica e sui fatti, allora, e dobbiamo parlare di fatti oggettivi, allora per voi il Napoli vincerà lo scudetto. No, perché l'Inter ha dei problemi difensivi clamorosi. La Juventus ha dimostrato di avere dei limiti. Ha dimostrato di avere dei limiti, soprattutto offensivi. Allora, a questo punto, dal momento in cui la Juventus ha dei limiti, il Milan ha dei limiti, l'Inter ha dei limiti, il Napoli per voi è fortissimo, il Napoli vince lo scudetto. No, non ho detto che allora, per vincere gli scudetti bisogna giocare come il Napoli. Io ripeto, per me a lungo termine non racconta. Perché, ripeto, la Juventus l'anno scorso alla decima giornata aveva 23 punti. Ma non giocava così la Juventus. Ah no, non ti ricordi? Ma non ti ricordi? Ma la Juventus fa il pullman. Ma non ti ricordi che gioco? Perché oggi il Napoli non fa il pullman. No, il Napoli non fa il pullman. Ma come no, Augu, porco Dio. La Juventus si difende all'interno dell'area di rigore. Il Napoli ma oggi ci sono state delle situazioni in cui... Poi si abbassava. Ma no, Augu, oggi ci sono state delle situazioni in cui il Napoli c'aveva 8 uomini in area piccola. Ma una roba che io non ho mai visto in vita mia. La Juventus ce le aveva già di partenza. La Juventus fa il presepe con Allegri. Questi non fanno il presepe, sono organizzati, bisogna dirlo, ragazzo, organizzati. Ma ha giocato solo contro una big, oggi ha fatto il pullman. Contro la prima big che ha affrontato ha fatto il pullman. Ragazzi, per quello dico, lo vedremo con le altre big. Per me il Napoli farà pullman contro tutte le big, e questa roba ti può premiare ogni tanto, secondo me a lungo termine non ti premia, punto. Mo gioca l'Atalanta domenica. Per me a lungo termine non ti premia. Per me vince pure contro l'Atalanta, ti dico la verità. Per me con l'Atalanta non vince mai.
Frate, guarda che il Napoli non giocherà benissimo. Io l'ho visto anche contro il Lecce. È 0-0 con la Juve. Basta. Non giocherà benissimo, ma c'ha una voglia e tutti si sostengono. Cioè, io vedo veramente aiutarsi l'un l'altro e c'ha dei giocatori, frate, che spostano troppo. Negli episodi sono fortunati. Ho capito, però, Andre, ma hai rotto il cazzo con questi episodi, frate. Sono fortunati. Allora io sto discorso me l'aspetto da uno che non segue il calcio. Gli episodi fanno parte del calcio. Ma non io ti dicono sempre a favore gli episodi? Io l'altro giorno al podcast ho detto che per me il calcio è per 90% episodio. Ed è una cazzata. E te lo spiego. Perché se stasera, tolto tutti i dettami tattici, Pavlovic non fa quello che fa, magari il Napoli non segna presto, aspetta Augu, e magari il Napoli fa una bella partita. Forse il gioco del Napoli è stato rovinato, forse però rovinato nel senso lato dell'accezione, forse perché trova il vantaggio così presto. Allora, quello ma che non ti... è un episodio, attenzione, ma non è quella giocata su Lukaku, è una giocata che il Napoli fa. Sì, però, però sì, ma è un episodio perché è un errore folle. Poi c'è l'errore. Però la giocata è codificata. Sì, ma ti parlo di episodio perché è un errore folle, Augu, perché 90%, 90 su 100 non lo fanno quell'errore. Cioè, capisci? Ma la giocata di Kvaratskhelia. Sì, ma capisci perché ti parlo di episodio? Cioè, Kvaratskhelia. No, la giocata di Kvaratskhelia è il Milan che dorme. No, voglio no, bene, ma Kvaratskhelia, guarda, no. Se fa tutto il campo in orizzontale, ma puoi dire, non può essere come merito di Kvaratskhelia. No, ma sì, però Augu, Kvaratskhelia entra in area, cioè fa quel cazzo che vuole. Il Milan lo pressa. La palla passa tra Lukaku e Chao con Mike Maignan che sbaglia l'intervento. È un episodio. Ho capito. Però tutte, allora, se parli così è tutto episodio. No, ma no perché allora un conto è, ma allora un conto è se tu hai il Milan vince con l'Udinese perché quello c'ha un'unghia fuori gioco. Ma infatti Udinese Milan. Non parlate nulla. Udinese Milan è una partita episodica. Tutte le partite sono episodiche. Non sono tutte episodiche. Tutte. Non sono tutte episodiche. Perché un conto è dominare la partita. Ok, se tu fai 90 minuti nell'area di rigore avversaria, l'episodio a favore prima o poi ti arriva. Ok. Se tu fai il Napoli fine primo tempo, 3 tiri in porta, 2 gol. 3 tiri in porta, 2 gol. Ma sono tutte episodiche. Inter-Juve episodica. Perché piano di rigori. Perché quelli fanno episodica. Sono due episodi. Inter-Juventus è episodica. Inter-Juventus è episodica. Parma-Napoli è episodica. Empoli-Napoli ma è tutte episodica. Pure Milan episodico. Ancora. Ma non puoi dire tutte, porco no, Diaz, però, perché non tutte le partite sono episodiche. Se pensi questo, mi dai ragione a me. No, perché non tutte le partite sono episodiche. Però l'episodio è che io ho il mio giocatore che voglio fargli fare quella giocata che sta dove voglio io. Io come Napoli ho fatto il mio. L'errore poi capita. Però l'episodio, quello che ti pare, il Napoli fa due giocate con i due giocatori migliori, che sono due giocate codificate, quindi quello è loro. Bravo, Gu, sono d'accordo. Poi c'è sta l'errore, va benissimo, ma io là ce voglio stare con Lukaku e là ce voglio stare con Kvaratskhelia. L'ho fatto il mio. Tu dici tre tiri, ma io ho fatto due tiri con i due giocatori più forti nella posizione che volevo. E questo devi dire. E sono tanti tre tiri, se ne faccio due. Comunque Henrix, io ti voglio bene. Mi ricordi il gioco di Conte? Io me lo ricordo alla Juve. Non è vero, forse. Frate, alla Juve. Ma non è vero. No, alla Juve dominava. Ci sono state. Ma voi non vi ricordate? Aspetta, ma è una domanda. Non so se io. Mi ricordate il gioco? Sì, il calcio ci sono stati dei momenti in cui l'Inter di Conte era ingiocabile. Il Napoli alla Juve, io l'Inter non mi ricordo alla Juve, che l'Inter ci sono stati dei momenti in cui tutte le volte che affrontavo l'Inter io sapevo che avrei perso, anche se poi è successo che abbiamo anche vinto. Ci sono stati dei momenti in cui l'Inter di Conte tu accendevi la partita e sapevi che l'Inter vinceva, era ingiocabile in alcuni momenti. Ma io mi ricordo l'Inter di Conte sfruttare il campo aperto con Lukaku, era ingiocabile in alcuni momenti l'Inter di Conte. Non mi ricordo il calcio spumeggiante che intendete voi. Sì, però aspetta, io per calcio spumeggiante intendo altro, quindi io onestamente me lo ricordo come dicevo nella prima Juve. Poi al Chelsea non mo ricordo spumeggiante, all'Inter non mo ricordo spumeggiante, all'Inter non mo ricordo spumeggiante, in nazionale non me lo ricordo spumeggiante,
Poi sì, vince le partite per altre cose, ma non per il calcio giocato bene, inteso spumeggiante alla Guardiola. È la fase senza palla, quella è l'Inter di Conte. Bravo, cioè, sono d'accordo. No, per me il Napoli è di Conte, se vede proprio, senza palla sono a tu non ti ricordi l'Inter con la palla? Sono d'accordo. Sono pure scarsi. L'Inter di Conte con la palla faceva delle robe con una velocità e con una qualità devastante. Ma quello perché era Pirlo, ho capito, ma questo è Ghibbo. No, ti ho detto l'Inter di Conte, l'Inter di Conte. Ho capito, ma c'erano altri giocatori, questo è Napoli, non è così forte negli uomini. Io ripeto, ma l'Inter di Conte per me era ingiocabile, il Napoli di Conte per me non è ingiocabile. Sì, però il punto è ingiocabile o non giocabile, il punto è un altro. È che qui si sta discutendo il fatto che se tu prendi Conte, i vantaggi di Conte non so il calcio spumeggiante, è quello che dice Augusto. Sì, ma io ripeto che... Lo so che è un'analisi di merda e che si vedrà solo col tempo, perché purtroppo si vede solo col tempo. Io ti dico, in questo momento... Ah, eccolo Luca, scusa. È da quanto è che stai in pre-live? Non te vedevo. È una vita. Dicevo... Ti stai salvando, coglione. Scusa. Dicevo... No, vai, io ti sento, vai. Io lo ripeto, per me il Napoli di Conte in questo momento ha avuto diverse partite in cui è stato favorito... dagli episodi, avendo zero episodi contro, e per me lo so che sono consapevole, chat, lo so che è un'analisi di merda, perché è un'analisi futurologa, cioè non si può sapere, però vi dico, se il Napoli di Conte rimane questo, per me a lungo termine smetterà di avere la fortuna sempre dalla sua parte. Ma rendi conto che se agendo a lungo termine sono 10 partite su 30 punti disponibili, ne ha fatti 25. Infatti. Ma cosa vuol dire? La Roma di Garcia ne fece 30 e su 30. E ti ripeto, la Juventus l'anno scorso su 30 partite. La Juventus l'anno scorso. Luca. Allora i campionati durano 10 giornate. Cioè dopo 10 giornate abbiamo già il verdetto. La Juventus. No, ma Luca, la Juventus di Conte, di Allegri l'anno scorso su 30 punti disponibili, ha fatti 23. Come ha finito il campionato? Come ha finito il campionato? E allora basta. Il Milan nell'anno in cui vince lo scudetto a novembre, c'è questi punti qua e quelli che già oggi funziona. Ma mi dice un punto perde debole. Con Sassuolo e Fiorentina. Allora, aspetta, Luca, no, Luca, mi dici un punto debole di questo Napoli? Quando abbiamo vinto lo scudetto avevamo molti punti. C'ha una difesa solidissima. E te lo dico io, Se si fa male Buongiorno è finito il Napoli. Ma stiamo andando avanti con i sei. Ma l'hai visto a Verona senza Buongiorno che fine ha fatto il Napoli? Ma là non c'è proprio la squadra. Ma io ti ripeto. Voi non vi rendete conto quanto è forte. Luca, lo so che Buongiorno è forte. Luca, al di là degli infortuni, perché non credo che gli infortuni siano determinanti nell'analisi di una squadra. Come no? Io ti dico, secondo me oggi il Napoli, e lo ripeto, al Milan degli spazi in fase difensiva li ha lasciati. Ma perché giustamente il Napoli ha fatto la partita che voleva fare. Sì, ma Luca, un conto è dire lascio il possesso, un conto è dire lascio gli spazi in difesa, perché non vuoi mai lasciare gli spazi in difesa. Non li vuoi mai lasciare. C'è una situazione... c'è una situazione, per esempio, ok? Verticalizzazione clamorosa di Chao su Loftus-Cheek, ok? Il problema è che lì c'è Loftus-Cheek, chiaramente. Emerson Royal è letteralmente solo davanti la porta. Se Loftus-Cheek gli dà una palla con i metri giusti, Emerson Royal è solo davanti la porta. Ci fosse stato Renders, lì Emerson Royal andava al tiro. Il Napoli oggi degli spazi in fase difensiva li ha lasciati al Milan. Il problema è che il Milan non li ha saputi sfruttare, però perché aveva dei giocatori che Napoli, non li sfruttavano. E nei momenti in cui tu potevi segnare... sono stati molto attenti in difesa. Guarda quando ha verticalizzato, ha fatto la diagonale Oliveira. Là è stata una diagonale incredibile. Ci sono stati momenti che tu potevi segnare, ma la difesa del Napoli, oggi quest'anno è impenetrabile. E questa è la squadra non che ha sempre avuto Antonio Conte, ragazzi. Non è vero, perché nel momento in cui Musa sbaglia l'aggancio, sei tu che fai un errore in difesa. Nel momento in cui Musa sbaglia l'aggancio che siamo soli davanti alla porta, sei tu che fai l'errore in difesa, quindi non sei impenetrabile. Ma siccome oggi avevamo un giocatore che non è un giocatore di calcio, perché deve giocare al ruolo sport, con quei piedi non puoi giocare in Serie A, succede questo. Però l'errore lo fa pure il panchinaro del Napoli, che è Gilmour e non è lo Boccia. Lo vedi che fa la differenza? No, ma io quello che ti dico è che anche il Napoli non è così forte come voi pensate, però il Napoli è mentalizzato per fare sto campionato. E poi c'è un altro... Il Napoli voleva giocare così. Voi, secondo me, non sapete ancora come volete giocare. Questo è il problema. E poi, raga, non c'è identità nel Milan, è per me. Poi... Ok, poi non mettete il fatto che il Napoli non c'ha nessuna pressione di vincere lo scudetto. Quindi mentalmente sono liberi. No, Augusto, è verità. Perché il Napoli viene costruito con una squadra da decimo posto che deve lottare per tornare in centro. Ma è un decimo posto finto. No, ma non c'ha, ragazzi, aspettate però. Ma non c'ha l'obbligo di vincere, però, Luca.
capito? Ma come? Ma sei campione in carica l'anno scorso, poi succede quello che succede, ma il Napoli è forte. Ma che a marzo stai primo in classifica, vedi? Sì, ok, sono d'accordo con te, Agu, sono d'accordo con te. Però questo inizio campionato, il Napoli doveva partire per arrivare quarto, no, per vincere. Quindi anche mentalmente, secondo me, i giocatori sono molto più... Sì, ma aspetta, chat, anche lì, non mi parlate del vantaggio di non avere le coppe. Lo dicevamo anche l'anno scorso con la Juventus. Oh, ma voi non vi ricordate, forse, che non mi ricordo se fino a gennaio o... No, aspetta, però, scusami, Agu, non mi ricordo se fino a gennaio o altro, ma la Juventus... c'aveva tipo due punti dall'Inter a metà campionato. Sì, se l'è giocata fino a febbraio, due poi punti pareggio dall'Inter con l'Empoli a metà campionato. Pareggio con l'Empoli a febbraio. Allegri l'abbiamo criticato tutti, no? L'abbiamo fatto. E secondo me era un fattore negativo per la Juventus. Alla fine è arrivato terzo, però. Ma questi ci hanno Conte. Ma Conte sarà qualcosa di diverso da Allegri? Ma gioca di merda uguale, Agu. Vabbè. No, gioca diverso. Gioca di merda uguale. Ma tu hai visto questi come giocano? Scarsi, vabbè, pure mi penso scarsi. Però giocano, che so, dei soldati. Io vedevo Conte che stava in panchina ogni azione, sì, però, si chiamava lì, si faceva. Sì, però questa mentalità tu ce l'hai quando vinci le partite, vincere aiuta bene, a vincere, bravo. Si forma quella cosa lì. Ragazzi, però sì, poi io voglio vedere il Napoli quando inciamperà, perché allora io lo ripeto. Però l'ha detto, come, l'ha detto Conte, fa come due anni detto, fa. Amen, no, so però l'ha detto Conte, l'ha detto Conte, ha detto bisogna essere... oddio, non ricordo il termine che ha usato, credo abbia usato forti quando cadremo, perché prima o poi il Napoli arresterà la sua corsa. No, Conte dice, no, dice che dobbiamo vedere il Napoli quando avrà momenti difficili, giustamente. Vabbè, Luca, è chiaro che li avrà, perché adesso c'hai Atalanta, Inter, chi altro c'ha? Torino, c'ha la Roma. Adesso ragazzi, se Napoli fa bottino pieno, io alzo le mani, Beh, certo. Grazie al cazzo. Io alzo proprio le mani, Grazie al cazzo. Però Ene, no, Ene, però poi il discorso tuo non vale più, perdonami. Ma appunto, dipende, grazie al cazzo. Ho capito, frate, però scusami, poi vince sempre. Oh. Ma io sto a fare, porco no, ma scusami, io sto a fare un'analisi sul futuro, ok? E ti dico, per me è così. Tu mi dici, se Napoli fa bottino pieno, grazie al cazzo, pure tu hai un'analisi sul futuro. Se Napoli fa bottino pieno, no, però vince lo scudetto, grazie al cazzo. Ma io mi baso su quello che hai detto tu, però. Cosa hai detto che il Napoli così non dura. Esatto. L'hai detto tu. E tu dici, se il Napoli fa bottino pieno, vince lo scudetto. E grazie al cazzo, se il Napoli dura. No, non ho detto vince lo scudetto, ho detto arse e mani, nel senso riferito a te, che devi chiedere scusa. E se il Napoli perché dura, se le vince tutte. Ma deve durare il Napoli, però, Scusa. No, io ti sto dicendo, allora, cioè, anche ma io non è per qualcosa, ma io ho visto il miglior giocatore del Napoli, che è Kvaratskhelia, no? Che fa quel gol e esulta come un matto. Ho visto uno dei migliori giocatori del Milan che è entrato, sembrava che veramente gli dava fastidio. No, Leao non lo sopporto più, io dico il gruppo, bravo, non ci vuole. Questo sono noi stiamo a parlare del Milan da scudetto, dove il gruppo non esiste. Ma non è il gruppo, è solo Leao. No, non è il gruppo. Però scusa, ma Leao entra sul 2-0 con tutto quello che c'è dietro, è normale che entra così, cioè non normale, però dico è normale che non lo puoi paragonare a Kvaratskhelia che sta 1-0 per una constatazione. Io ho visto entrare Mazzocchi che ne è buono, manco per giocare a calcetto che è entrato là, c'aveva la bava a bocca. Questo è quello che dicevamo sì, prima. Ma è solo Leao, frate, cioè io tutti gli altri no, sai che non metti Fernandes. No, a parte pure Teo, anche sincero. Teo quando deve giocare sì, che io continuo a ripetere che per me Fofana è scarso. È l'unica soluzione. Questa è la mia opinione. Tu quella voglia che dici di Kvara l'avrai vista in Chukwueze, perché Chukwueze fa quel tipo bravo, di bravo, però è Chukwueze. Vero, però è scarso, cioè scarso, è mediocre. È quello il discorso. Io la voglio vedere da quello forte, non da quello. Ma allora attacca Leao, non difenderlo, non dire Fonseca sbaglia a metterlo in panchina, attacca Leao, perché se questo è Leao deve stare in tribuna, non in panchina. Vedete, per me Fonseca, io analizzo che è, per me, doveva stare più avanti, ma non vedo che la squadra ha un'identità. Poi dico, no, l'identità del Milan per me è chiara invece. Ma non c'è un'identità, non c'è un gruppo, già i migliori giocatori che sono scazzati. Poi sarà colpa di quelli, sono testa di cazzo, va bene, sarà colpa della società, va bene, però quando analizziamo le cose in funzione scudetto, cioè io non vedo nulla per il Milan per lo scudetto in questo momento. Non c'è il gruppo, la squadra non mi sembra equilibrata
però... i giocatori non mi sembrano chissà. Ma in questo momento il Milan non ha nulla neanche per arrivare quarto. Se analizziamo il discorso, cioè... non ha nulla neanche per arrivare quarto. Ma allora non arriviamo neanche quarto. Ma il discorso è che se tu fai, ma Augu, capisci quello che intendo prima? Se tu mi fai il discorso relativo a questo momento, allora c'è. Io ti dico, pure l'Inter per me oggi non ha nulla per vincere lo scudetto. Pure l'Inter per me oggi non ha nulla per vincere lo scudetto. Pure la Juve per me non ha nulla per vincere lo scudetto. È solo il Napoli che oggi ha dimostrato di avere le cose per vincere lo scudetto. Basta. Bene, tu stai vivendo la stessa situazione che ha vissuto l'anno scorso. Non paragonare il Napoli l'anno scorso al Milan di quest'anno. Ragazzi, sì, non paragonare proprio. Io il Milan lo vedo giocare proprio. Non paragonare proprio. Non paragonare proprio. Mario, è così, quello che sto vedendo io da fuori è così. E invece quello scusa che un attimo, c'ha ragione The Gamer. Ragazzi, 29 sabato andiamo a dormire fra 4 minuti. Andiamoci a dormire, ma che ci frega. Quello che vedo io invece del Napoli, che Conte è riuscito a fare, un gruppo come la teneva Spalletti, ragazzi, si vede quello. Si vede un gruppo unito, quello da vera squadra. Ma quando vince è tutto facile, Luca. No, raga, non è solo quando vince, Mario, perché noi siamo andati a Verona, abbiamo perso 3-0. Ma che vuol dire? Era la prima di vabbè, però era un'altra squadra, Ludo, so, ancora so, finire tutto il calcio mercato. Adesso sono uniti tale e quale a Spalletti. Io lo vivo in prima persona, vai, si vede a Napoli e si vede così, vai, la stessa squadra di Spalletti, l'unione che aveva Spalletti ce l'ha Conte. Il Napoli di Spalletti giocava un calcio meraviglioso in tutta Europa. Non c'era più quel Napoli. In tutta Europa, è andato a sfondare il Liverpool, io mi ricordo. Non lo paragonare, cioè... Non lo vedremo più quel Napoli, però Conte c'ha altre potenzialità. Vai. Però aspetta, Spalletti c'aveva pure due competizioni, Luca. Conte ce n'è solo una, dai. Sì, non si può far paragone, onestamente. A me Spalletti non mi va così, Uscì dai quarti, è chiaro. Ma io il paragone con Spalletti ancora non lo faccio, ma a livello di gioco non lo farò mai. Perché so benissimo che Conte non giocherà come Spalletti, però a livello difensivo ti dà un qualcosa. Luca Gnoia. Grazie Luca. Cioè, il paragone con Spalletti è improponibile, capisci Damiano? Cioè non si può proprio fare. Però Conte comunque per chiudere l'argomento a testa delle grafici parto da Enerix, finisco con Luca e poi dico la mia. Il Napoli le può fare bottino pieno mi sembra esagerato, però dico comunque fare, che ne so, un pareggio e tutte vittorie, due Napoli, pareggi e tutte vittorie, non lo so, parto da Enerix. Se il Napoli è quello di oggi, per me, se le avversarie, perché vedendo la fortuna del Napoli bisogna capire le avversarie se saranno al regime pieno, se le avversarie sono al regime pieno, per me non vince con Juventus, non vince con Inter, non vince con Atalanta. Ma con la Juve ha già giocato. Scusami, non vince con l'Inter, non vince con l'Atalanta. Mettilo un attimo al calendario del Napoli, per favore, così poi Roma, dice. Dai, Roma mi dice Cohen, vai Cohen. No, bottino pieno è impossibile. Secondo me già con l'Atalanta non vincerà. Poi vedremo, quelle dopo le vediamo di settimana in settimana. Però aspetta, mi dovete dire i punti, raga. Mettemene un attimo, per favore. No, giochiamo in casa, fuori casa. Aspetta, vuole mettiamo, aspetta un attimo. Eccolo qua, Inter Atalanta, Napoli Roma, Torino Napoli, Lazio Napoli. Eccola, Napoli Atalanta, Inter Napoli, Napoli Roma, Torino Napoli, Lazio Napoli. No, Napoli Lazio, quella di Coppa Italia. Napoli Lazio. Coin, quanti punti fa? Allora, fammi vedere. Allora, sono 3, 6, 9, 12, 15 punti. Io l'ho detto l'altro giorno al podcast, per me fa 7 punti su 15 disponibili. 8 punti per me. 8 punti sarebbero 6. Due vittorie e due pareggi? Fa 10. No, sono 5 partite. Sono 5 partite. Fa 10 punti. No, fra 15 punti, sono 5 partite. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta. No, fa contro? 10. La sconfitta o con l'Inter o con l'Atalanta? No, fa no, no, io ho detto 7. Aspetta, io ho detto 7 su 18, chat, perché io valuto anche Udinese-Napoli. Va bene. No, vabbè, togli la Udinese-Napoli, dai. Sì, per me, Damiano, sono onesto, per me fa dai 9 ai 10 punti. A 10 Augusto. Punti. A 10. Vince con l'Atalanta, perde con l'Inter, vince con la Roma, pareggia con Torino e vince con la Lazio. E tale è quale, l'ho pensato pure io. Ma proprio con l'Inter deve perdere. Fa perde con sì, pure per me. Per me Napoli vince con l'Atalanta, perde con l'Inter, vince con la Roma, vince con Torino. No, per me vince con Torino. Per me vince con Torino. E devo capire con la Lazio, perché poi lì ci stanno due partite nel giro di 3 giorni. A me quello mi trova. Attenzione, però, anche un'altra cosa, Dami, perché loro le stanno facendo tutte fuori casa i big match.
quasi no, tutto però, no, è chiaro, sono d'accordo, però io ti dico con la Lazio, perché per la prima volta in una settimana c'ha tre impegni il Napoli. Per questo io ti dico la Lazio. Ah, sì, ma verranno quella coppa. No, non lo so, pure adesso non so, non so a Conte se gli interessa la Coppa Italia, no, io questo non lo so. Dammi, la vuole vincere. Sì, vuole vincere, però pure adesso c'ha tre impegni. Mo che va a giocare con l'Atalanta, avrà avuto le tre partite. Ah, è vero, c'hai ragione, scusa. No, ma mi preoccupa proprio la Lazio per come gioca, raga. Per come gioca la Lazio, secondo me il Napoli va molto in difficoltà. Ma cosa vedi tu? No, perché giochi bene da Augusto. Per me siete la migliore, attualmente siete la migliore squadra. Però scusa Luca, Conte in Coppa Italia mette i titolari? Sì, mette i titolari. La vuole vincere, Damian la vuole vincere. Ma che Simeone, te lo dico la formazione, Simeone, Neres, Ghim, no, raga, la... Luca, penso pure io così, ti dica la verità. Ma no, ma posso dirti una cosa? Chi ci avete poi? Simeone, già mettito il centrocampista. Rafa Marini in difesa. Rafa Marini. Giocherà la Floruccio. No, raga. Il Napoli viene dopo Interarsi. Raga, dipende anche nelle partite prima in campionato cosa facciamo. Tutto dritto. Dipende anche quello, Damian. Secondo me Conte la vuole vincere la Coppa Italia, perché pure Manna ha detto che è un obiettivo principale di quest'anno la Coppa Italia. Ma grazie che dicono così. Inter Napoli dopo Inter Arsenal. Che rottura di cazzo che è per loro la Coppa Italia. Sì. No, ma quello che ha fatto De Laurentiis quest'anno, ragazzi, è meraviglioso, vi giuro. Ah, beh, dai. Mamma mia, quanto. Ma veramente Aglio me la volete far smettere qui, se è convinto che ADL ha fatto saltare la partita col Bologna. Non, a parte l'ha detto Repubblica, l'ho detto io. Ma la vuoi finire o no? Al di là di quello. Vabbè, ma è un'indiscrezione, ripeto, è un po' di una cosa. Ripeto, del Luca, genere, tu ti lamentavi del palazzo. Il palazzo adesso sei il palazzo tu. Sono io, siamo io e Lodi. Palazzo adesso sei Lodi. No, no, aspetta, però chiamo potere come presidente sono loro il due palazzo, adesso sei tu. Beh, non mi sembra Cohen no. Non mi sembra sono onesto Spalletti in convoca un giocatore dalla Lazio, però i torti arbitrali che ha subito dalla Lazio, come fai a dire che Comanna lo tiro, perdona, io non ho detto che lo tito corrompe gli arbitri, non mi permette, ma no, non è corrompe, tu hai detto comanda, frate, che è un'altra cosa. Lo dite De Laurentiis sono dei vecchi marpioni del calcio. Sì, problema, ma da qui a dire che comanderà più De Laurentiis e Lotito di Furlani, possiamo, di Scaroni, possiamo dirlo. No, questo. Ma aspetta, ma tu confondi la Lega dalla Federazione, sono due cose differenti. La Federazione comanda gli arbitri, la Lega comanda, decide gli orari. No, ma aspetta, io ho parlato. Io ho parlato della Lega. In Lega comandano De Laurentiis, Marotta, De Laurentiis, Marotta e Lotito. Calendari, come vengono in Lega comandano De Laurentiis, Marotta e Lotito. Punto. Ma smettila. Il calendario di Serie A viene fatto prima di quelle due Champions League, quindi sostanzialmente che Inter Arsenal viene dopo Inter, cioè poteva essere pure Inter Stella Rossa. Non è che ha deciso, però per caso dopo l'impegno Champions. In ogni caso dopo l'impegno di Champions. Ma vedi, perché non è vietato dopo, è prima che è vietato. E poi Napoli quest'anno poteva più a tutti perché è arrivato decimo. Il Napoli è arrivato decimo, quindi il Napoli era come il Bologna, era come il Lecce, poteva più a tutti perché non sta, rientra tra le prime otto, quindi che te vai a fare? Questo è il calendario. Però la Champions è capitata, che è l'Arsenal, poteva essere qualsiasi altra cosa. Posso dire una cosa ai milanisti che stanno piangendo troppo, che per le assenze stasera hanno perso, non dando meriti al Napoli. Devi parlare con Enerix, Flavio. No, lo so, infatti sto parlando con Enerix. Ciao Agu, grazie. Caro Enerix e caro Luca Cohen, ma quando voi avete passato il turno di Champions e Napoli ha giocato senza Kim, senza Anguissa, senza Osimhen, ma dove stavate? Mica parlavate così. Scusami. Effettivamente. Mi pare che voi l'abbiate sottolineato. No. Se lo stai ritirando fuori adesso vuol dire che l'hai sottolineato. Loro che sono ritirando adesso perché voi piangete. Se lo stai ritirando fuori adesso mi pare che l'hai sottolineato, L'ho sottolineato adesso perché voi piangete e io vi sto dicendo, ma quando avete vinto la Premier, dai, che lo dicevate sempre che eravate senza quei tre. Scusa, mi pare che il campionato ti abbiamo dato quattro palloni. Noi siamo venuti a Milano giocando con Elmas, prima punta. Mi pare che in campionato ti abbiamo dato quattro. Io non ti ho fatto una colpa che tu. No, ragazzi, stasera però parlate come se il Napoli non ha meritato e date dei meriti, come se il Napoli è primo. Ma io parlo del Milan, a me del Napoli non mi frega un cazzo, io parlo del Milan. Problema. Io parlo del Milan, non mi interessa del Napoli, che me frega a me del Napoli? Okay. L'analisi del Napoli la fai tu, io parlo del Milan.
Ringraziamo Luca, grazie Luca, ciao, del Luca. Tempo, grazie mille. Un bacio, ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti, voglio bene, un bacio. Grazie a te. Grazie Luca Cohen. Ciao Cohen. A domani. Ma domani di che cazzo parliamo? Dobbiamo fare sette ruote, bro. Di che parliamo domani? Come che dobbiamo parlare? Della crisi del Milan. Di nuovo. Eh beh, ci sarà Chirico, ci sarà Torre, ci sarà Daje Ale, ma se li posi, fide, domani sarà la giornata tosta per lei. Secondo qua così, dai. Buonanotte.